Salve a tutti, a tutte, carissime, carissimi, benvenuti, buongiorno, buongiornissimo, bentrovati nel mio messaggio del giorno per voi. Eccoci qui, come di consueto, ogni mattina andiamo a vedere cosa ci vuole regalare l'universo stamattina. Facciamo l'elenco delle carte, gli oracoli di Helen, le carte gialle di Zaira, abbiamo i tarocchi intuiti, i tarocchi napoletani, i tarocchi dell'indovino, i tarocchi moderni solo arcani maggiori, le sibille francesi e quelle italiane e le sibille di Nostradamus. Allora ragazze, io inizio subito a mischiare le carte. Ovviamente come state? Spero bene, spero che insomma le cose vadano come voi desiderate, spero che questi interattivi mattutini vi tengano compagnia, ci teniamo comunque in allegria, così ragazze sapete che noi ci intratteniamo piacevolmente, poi se ci arriva un qualcosa dall'universo ben venga, però lo scopo è quello di intrattenimento, lo sapete, questi interattivi collettivi sono di puro intrattenimento, anche se ovviamente, come sapete voi tutti, le circostanze, le casualità non esistono. Se siete qua in questo momento, qualcosa dovete sapere, un qualcosa che vi fa riflettere. Per carità, non è che non voglio avere la presunzione di pensare che tutta la stessa può risuonare su qualcuno di voi, anche se spesso mi scrivete che insomma tante rispecchiano proprio la loro situazione. Questo mi fa piacere perché vuol dire che l'energia, insomma, si stabilisce tra me e voi e quindi questa è una bella cosa. Allora, certamente però, sapete, non dovete mai prendere decisioni importanti con un interattivo, ovviamente, collettivo, perché le energie sono tante, dovete comunque indagare se dovete risolvere una problematica della vostra vita. È necessario magari fare un consulto personale, quindi io vi comunque consiglio sempre di fare un consulto personale. Poi, se lo volete fare con me, trovate tutto nella descrizione dei miei video, trovate il modo per contattarmi. Detto questo, vi voglio anche ricordare tutte le mie attività nel canale. Voi che mi seguite fedelissimi, che vi mando un bacione enorme perché siete sempre presenti nel mio canale, vi ringrazio di questo affetto, di questa, diciamo, fedeltà e veramente grazie, grazie di cuore. Per i nuovi iscritti, se vi fa piacere, iscrivetevi al canale, così sosterrete il canale. Per voi non costa nulla, a noi è il nostro sostentamento, diciamo, a livello così per continuare questa bella avventura. E poi vi volevo anche dire che comunque anche per gli iscritti un like è sempre piacevole riceverlo, perché comunque è una gratificazione all'impegno che noi mettiamo in questi interattivi. Detto ciò, ragazze, noi sapete che spesso vengono più o meno ripetuti gli argomenti relativi alla sfera sentimentale, ma questo non è assolutamente colpa mia. Evidentemente l'energia predominante va nei sentimenti. Infatti, in giro per il web non se ne vedono interattivi sul lavoro, anzi, io sono una delle poche che fa proprio fa un interattivo una volta al mese su appunto cosa vi succederà nella sfera professionale, lavorativa, di soldi e quant'altro. Anzi, non vi perdete quello relativo a marzo, quello di febbraio già è nel canale e ovviamente durerà fino alla fine di marzo e poi farò quello nuovo. Quindi detto questo, poi faccio tante altre rubriche, quindi andate a vedere nel canale, insomma, seguitemi se vi piace stare in mia compagnia. Oh, siamo arrivati alla scelta dell'ultima carta. Allora, andiamo a vedere un po' che ci dicono queste carte. Amicizie, uscite con amici, feste e allegrie. Mi hai rapito l'anima. Molto bene, quindi qua c'è qualcosa forse di nuovo finalmente. Qua finalmente c'è qualcosa di nuovo. Quindi qua, ragazze, mi raccomando, uscite con gli amici, state in allegria, eh? Feste, allegrie, uscite con gli amici, che qua qualcuno magari vi rapirà l'anima o voi verrete voi rapite dall'anima di qualcuno. Allora, la prima carta è quella del 4 di denari. Quindi qua dovete elencare gli elementi che hai già a tua disposizione. Ok? Quindi voi avete tutti gli elementi, dice questa carta, per poter rapire l'anima di qualcuno o farvela rapire.
Qua viene la carta dei soldi, vediamo perché. Poi abbiamo gli amanti però capovolti. Abbiamo la temperanza capovolta, abbiamo la carta dell'attesa, il cigno, la cicogna, abbiamo la gran consolazione e l'aquila. Allora ragazze, quest'oggi forse sarà perché ho parlato di lavoro, chissà, l'intuito della Zaira. Allora, quest'oggi questa stessa può riguardare sia il lavoro che i sentimenti. Intanto vi dico il lavoro. Allora, il lavoro vi dice che qua voi dovete uscire, stare in allegria, comunque, ecco, come dire, ritagliarvi degli spazi vostri. Non vi dovete fare proprio rapire anima e corpo dal lavoro, perché comunque avete bisogno anche di eliminare un po' di stress, quindi uscite e divertitevi. Qua c'è una situazione di soldi, qua viene 4 di denari, i soldi e l'infedeltà. L'infedeltà e la separazione significa che probabilmente qui per tanti di voi, non per tutti, c'è una sorta di freddezza, di influenzabilità con un socio, con qualcuno con cui voi collaborate, perché no? E questa freddezza e questa, diciamo, influenzabilità è dovuta probabilmente alla prosperità, al lavoro, ai soldi. Forse voi non siete soddisfatta dei soldi, del lavoro che fate, quindi siete in attesa, paziente, di un incontro, di un qualcosa che vi possa dare più consolazione. Vedete la gran consolazione. Quindi qua questa carta infine dice l'Aquila è una carta che vi annuncia grandi onori e soddisfazioni morali, quindi dovuti anche al vostro animo nobile e generoso. Quindi se avete problematiche nell'ambito lavorativo, non vi preoccupate che la cosa la risolvete. Quindi elencate questi elementi che già avete a vostra disposizione, fate il punto della situazione, mettetevi in attesa che qua ci sarà un incontro, una nascita importante. Finalmente, dopo tanto tempo, raggiungerete ciò che desiderate. Questo è il lavoro e la professione. Poi invece c'è anche una bella stesa per, insomma, bella tra parentesi, per i sentimenti e per l'amore. Comunque è bella e positiva. Allora, qui dopo un momento di... Allora, voi avete vissuto una separazione, una sorta di infedeltà da parte di una persona del vostro passato. In questo momento c'è freddezza, la situazione sembra chiusa, sembra proprio stabilita da non voler fare nulla, né voi volete fare verso di lui, né lui vuole fare verso di voi. Però questo è un elemento, diciamo, momentaneo. Momentaneo, perché questa persona, vedete, voi vi siete data alle uscite, agli amici, e fate bene. Però questa persona dice: mi hai rapito l'anima. Quindi qua per lui voi siete la prosperità, siete proprio lo stare bene, gli elementi utili per poter stare bene. Quindi anche se c'è questa pigrizia, questa freddezza, scusatemi, c'è questa voglia di non fare azioni a causa appunto di questa separazione, di questi amanti capovolti, qua le carte vi dicono: state tranquilla, state in attesa, paziente, perché qua ci sarà l'incontro, ci sarà la rinascita. Abbiamo la carta della cicogna. Il numero corrispondente è il 17, 1 o 7 o 71 o 8. Ok, ragazze, poi abbiamo anche il 66, quindi o il 12 o il 6. Poi abbiamo il 32 o il 2 o il 3 o il 5 o il 23. Quindi questi sono numeri che vi possono interessare, non lo so, per qualcosa. In ogni caso, portate pazienza, perché qua avrete la gran consolazione con questa carta, e qua anche con l'Aquila vi preannuncia un onore, una soddisfazione, cioè un qualcosa di bello che si realizzerà. Ora, siccome si parla di un personaggio, voglio tirare giusto così due carte per vedere l'energia di questo personaggio. Vediamo chi è questo personaggio, vediamo chi è. È affettuoso, è un single per scelta. È molto concentrato su se stesso. È una persona che però non riesce a stare da sola. Tiene molto alla sua immagine, quindi anche un vanitoso. Ama stare sui social.
A fondo mazzo dice bene, si offende facilmente. Ok, ragazze, quindi questo ed è espansivo, questa è caduta e la prendiamo. Quindi è una persona che racchiude un po' queste caratteristiche. A questo punto, ragazze, che dirvi? Vi prendo, dove stanno le mie letterine? Aspettate, vediamo se le trovo. Eccole qua. Prendiamo un po' di letterine, così ne prendiamo un mucchetto e vediamo che cosa ne viene fuori qua. Ops. Allora, qui abbiamo una R, una I, una P, una F, abbiamo una M, una A, una U, un'altra V, una D, una L, una R, due sono le D, due sono le V, tre le D, NP, 4D, mamma mia, qua si chiama con la D, 0, sì, 0, O, N, Z, M, F, N, S, ancora un'altra V, un'altra S, la C e un'altra S ancora. Quindi queste lettere possono avere a che fare con la persona che state pensando in questo momento o con una eventuale persona se trovate delle caratteristiche che vi riconoscete. Ragazze, questo era il messaggio di oggi. Sono contenta che non abbiamo percorso la puntata della telenovela. Molto felice di questo. Quindi vi ringrazio, vi do appuntamento a domani. Un bacione enorme, ciao a tutti dalla vostra Zaira.